Canto quinto. Il canto quinto è il canto di Paolo e Francesca. Francesca da Rimini, promessa sposa a Gian Giotto Malatesta, ma perdutamente innamorata del fratello di questi, Paolo. Troviamo quindi in questo canto le anime che vengono trasportate dalla tempesta, così come sono state trasportate dalla tempesta della passione. Prima di giungere al cospetto di queste due anime, Dante incontra altre donne, regine, principesse, anch'esse purtroppo trasportate dalla passione, dalla lussuria, e quindi guardando lontano scorge queste due anime che sono avvinghiate, e quindi ne chiede spiegazione e vuole parlare con loro. Così, discesi del cerchio primaio, giù nel secondo che men loco cinghia, e tanto più dolor che pugna guaio, stavvimi nos orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo che avvinghia. Dico che quando l'anima mal nata li vien dinanzi, si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuno al giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. O tu, che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me, quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio. Guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui: perché pur gride, non impedir lo suo fatale andare? Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là dove molto pianto mi percote. Io venni in loco ad ogni luce muto che mugghia, come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto e il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento eran dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali, nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su gli mena. Nulla speranza gli conforta mai, non che di posa
ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aer di sé lunga riga, così vid'io venir traendo guai. Ombre portate dalla detta briga, perch'io dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aer nero si castiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quegli a lotta, fu l'imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta, e l'esser amis di cui si legge, che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il sultan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vidi, per cui tanto reo tempo si volse, e vidi il grande Achille che con amore al fine combatteo, vidi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominolle a dito, che amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi vinse e fui quasi smarrito. Io cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei duo che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li prega per quell'amor che mena, e quei verranno. Sittosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: oh, anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali aperte e ferme al dolce nido, volan per l'aer dal volar portate, cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aer maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. Oh, animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso, noi che tingemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui per la tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar ti piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi,
mentre che il vento come fa si tace. Io sono Francesca e lui è Paolo. La passion condusse noi ad una morte. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci suoi. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte. Amor che al cor gentile ratto s'apprende e che vince la forza del cuore a una bella persona che mi ancor m'offende. Amor condusse a noi ad una morte. Caina attende chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte, da che io intesi quelle anime offense, che nel viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio. Piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Noi leggevamo per diletto Lancellotto e di Ginevra la passione. Quella lettura ci sospinse, ma fu un solo punto quello che ci vinse. Quando leggemmo il disia baciato, la bocca mi baciò, tutto tremante. Quel giorno più non vi leggemmo
mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva sì, che di pietade io venni, men così com'io morisse. E caddi, come corpo morto, cade. Ringrazio per la collaborazione di Gisa, voce bellissima di Agnone che nessuno conosce. Grazie. Grazie a te. Allora, intanto è il caso di spiegare che questa è una... è un musical che è stato fatto sul tempo fa, mi diceva Sonia, a Roma, un musical che forse dovrebbe essere e potrebbe essere riproposto, perché no? Perché noi abbiamo dei talenti straordinari, come avete visto. Questo non è un canto normale, questo è un canto da mezzo soprano fatto in maniera magistrale da Gisa e vabbè, Sonia la conosciamo. Io non posso dire altro che ho delle colleghe straordinarie a scuola, per cui basta chiedere un tantino e subito creano uno spettacolo che io francamente non mi aspettavo, perché non ho visto le prove. Grazie a tutte e due. Gisa poi insomma è anche mia cognata, quindi mi fregio di avere anche questo bellissimo talento in famiglia, ed è bellissimo veramente poi sentire come Dante riesca addirittura a diventare un musical, quindi a diventare attualissimo, modernissimo e intensissimo come in questo caso. Grazie davvero, splendido.